La paura che ha provato questa donna mentre le tubature di casa le esplodevano per il gelo è la stessa paura che hanno provato per diversi giorni molti abitanti del Texas, quando la tempesta invernale Uri ha lasciato senza elettricità e riscaldamento oltre 4 milioni di persone. It's been 40 hours, no power. It's freezing. It hasn't snowed here since 1973. È mancata la luce per 40 ore ed era dal 1973 che non nevicava, racconta un uomo, facendo vedere in un video le piscine condominiali congelate. Una tempesta anomala per il sud degli Stati Uniti, che non riguarda solo il meteo, ma ha coinvolto e di sicuro coinvolgerà nei prossimi mesi anche la politica, come ci spiegheranno il corrispondente da Washington Giuseppe Sarcina e Massimo Gaggi, editorialista del Corriere, con base a New York. Poi Marco Imarisio ci racconterà che cosa sta succedendo a Bose, in provincia di Biella, nella comunità di monache e monaci appartenenti a fedi diverse, fondata da Enzo Bianchi. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di martedì 23 febbraio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Giuseppe Sarcina, partiamo dai dati. Qual è il bilancio dell'ondata di gelo in Texas? La tempesta ha ucciso 30 persone a fronte delle 48 in tutti gli Stati Uniti. Le temperature impossibili, scese abbondantemente sotto lo zero, hanno prima mandato in tilt le centraline della corrente elettrica e il riscaldamento nelle case di milioni di texani. Poi hanno fatto saltare i tubi dell'acqua. Ancora domenica 21 febbraio, 14 milioni di persone, la metà circa degli abitanti del Texas, non avevano l'acqua corrente. I danni sono paragonabili a quelli di un grande uragano. L'ultima stima è pari a 19 milioni di dollari. Secondo gli scienziati, bisogna risalire al 1983 per trovare una tempesta paragonabile a quella di questo febbraio, anche se c'è il precedente di El Paso nel 2011. Una lezione messa a frutto dagli amministratori locali. La città al confine con il Messico, questa volta, ha subito solo qualche disagio, ma non il disastro che si è abbattuto sulle metropoli texane, Houston e Austin su tutte. Il grande freddo ha avuto sul Texas anche altre conseguenze, magari più inattese. L'emergenza in Texas ha innescato subito una furibonda polemica politica. Il governatore, il repubblicano Greg Abbott, ha scaricato la colpa dei massicci blackout sul Green New Deal, cioè il piano per la riconversione energetica presentato l'anno scorso dalla deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez e recepito, seppure in una forma più moderata, nella piattaforma elettorale di Joe Biden e poi nel programma della nuova amministrazione. Secondo il governatore Abbott, dunque, le responsabilità non vanno ricercate tra i gestori delle reti o tra chi ha il potere di orientare la politica energetica nel Texas, ma piuttosto tra le pagine di un progetto, appunto questo Green New Deal, che finora è solo potenziale. Anche il quotidiano conservatore Wall Street Journal ha stroncato l'affidabilità delle energie rinnovabili, appoggiando la tesi, seppure in modo più sofisticato, che il Texas sia rimasto senza luce e senza riscaldamento perché si sono fermate le pale eoliche. Peccato che l'energia ricavata dal vento copra il 10% circa dell'intero fabbisogno energetico e circa il 20% delle necessità domestiche. Tutto il resto viene in gran parte dal gas e dal petrolio. Peccato anche che il governatore Abbott non abbia mai varato un piano per proteggere le reti, pale eoliche comprese, dal freddo, come avviene negli stati del nord, per esempio nel North e nel South Dakota, dove infatti nessuno è rimasto al buio. È una dura lezione che dovrebbe essere familiare nell'epoca del climate change. I governi devono cercare di tutelarsi anche da fenomeni finora considerati improbabili, come la tempesta di neve negli ultimi giorni nel sud del paese. Abbott e i repubblicani, invece, fomentati dalle lobby dei carburanti fossili, sono partiti, diciamo così, all'avventura, deviando sulla politica. La deputata Ocasio-Cortez ha risposto con durezza e così il confronto sulla transizione energetica è diventato subito una rissa, un anticipo di ciò che ci aspetta nei prossimi mesi.
Il governatore del Texas ha avuto i suoi problemi, ma c'è stato qualcuno al quale è andata anche peggio. Il senatore Ted Cruz, grande sostenitore dell'ex presidente Donald Trump. Quelli che avete appena sentito sono alcuni abitanti di Houston che hanno manifestato davanti alla sua casa accusandolo di essere un codardo. Perché, Massimo Gaggi? Ted Cruz è un senatore già di per sé non popolarissimo anche fra i repubblicani. L'ex speaker della Camera, John Boehner, lo chiamava Lucifero, perché è sempre stato un personaggio molto rude e molto polemico nei confronti di tutti. Ed è stato anche un critico di tutte le ipocrisie della politica, quindi ha sempre attaccato i democratici, ma anche alcuni colleghi repubblicani quando facevano cose che a lui non piacevano. In particolare, di recente, aveva attaccato un sindaco di Austin, perché durante il lockdown nel Texas per il coronavirus, dopo aver invitato i cittadini della sua città a restarsene ben tappati in casa, se n'era andato in vacanze a Cabo San Lucas, sulla costa pacifica del Messico. Quindi il fatto che lui abbia deciso, durante la peggiore crisi vissuta dal Texas negli ultimi decenni, di fuggire dalla sua casa senza riscaldamento, come quella di tanti milioni di altri texani, e andarsene con la famiglia al mare per alcuni giorni, è parsa evidentemente un'ipocrisia e un abbandono del proprio elettorato. Non che avrebbe potuto fare molto, onestamente, se vogliamo guardare le cose in modo freddo, diciamo, ma da un punto di vista di opportunità politica, certamente è stata una scelta sbagliata la sua. Ma dove è andato Cruz mentre il Texas era sotto una tempesta che in alcune zone ha toccato temperature che non si sentivano dall'Ottocento? La cosa è stata anche da un punto di vista mediatico molto seguita e per certi versi mediaticamente molto gustosa, perché si è srotolata un po' come una specie di film, no? Un piccolo giallo. Le prime immagini prese con i telefonini e messe in rete da cittadini che vedevano un personaggio mascherato che somigliava vagamente a Ted Cruz, che era appunto nella saletta della United Airlines con dei parenti. Poi le sue immagini in aereo, lui che, tra l'altro, cosa curiosa, pur avendo chiesto l'upgrade in quanto senatore, gli è stato concesso dalla United e quindi ha volato in economy, non so se sarebbe successo anche in Italia. E poi lui che comincia a guardare il telefonino sempre più preoccupato, intanto comincia il tam tam delle critiche su tutti i media, lui arriva a Cancun, raggiunto dai giornalisti, sostiene, mentendo, che era andato soltanto ad accompagnare le figlie, praticamente scarica sulle figlie questa decisione poco produttiva. Nel frattempo, siccome la tecnologia è un'arma insidiosa in questi casi, vengono trovate alcuni messaggi della moglie Heidi ad amici che già da giorni invitava a creare una specie di carovana e a scappare dal freddo del Texas, rimasto appunto senza elettricità e senza riscaldamento, per andare in questo albergo a Cancun, a Ritz-Carlton, dove appunto diceva saremmo stati benissimo fino a domenica. Quindi quando lui poi rientra di corsa il giorno dopo in Texas, alla fine è costretto ad ammettere che non è stata una decisione presa come aveva fatto all'inizio, scaricando la responsabilità sostanzialmente su due bambine di 10 e 12 anni che avevano chiesto di andare al caldo, ma che la decisione l'aveva presa lui, e ammette che è stata una decisione inopportuna. Un'altra pessima idea è stata lasciare il cane di famiglia nella casa senza riscaldamento. Ovviamente in queste vicende poi contano anche dei fatti che hanno un peso dal punto di vista delle reazioni umane, anche dell'empatia. Ed è curioso appunto che, soprattutto in America, dove ci si affeziona molto agli animali domestici, loro abbiano scelto di lasciare a casa, non avendo il tempo per fare la pratica e portarlo in aereo, il loro cane, questa casa che è rimasta completamente senza riscaldamento sotto zero per alcuni giorni. Il cane curiosamente si chiama Snowflake, fiocco di neve, quindi era un nome in qualche modo che era anche un destino. Tutto questo avrà conseguenze sul resto della carriera politica di Cruz? Conseguenze dirette, immediate, no, ma è abbastanza evidente che lui, che è un personaggio, come dicevo prima, molto divisivo, che si era candidato a suo tempo per la Casa Bianca contro Trump ed era stato attaccato curiosamente da Trump, che lo chiamava Lying Ted, Ted il bugiardo. Infatti adesso hanno usato invece come hashtag contro lui Flying Ted, cioè il Ted che vola, richiamandosi alla vecchia definizione di Trump. Ed è anche un personaggio che nelle ultime
elezioni senatoriali 2 anni fa ha rischiato di essere battuto, come forse ricorderete, da un candidato democratico, Beto O'Rourke, un giovane democratico che arrivò testa a testa quasi a togliergli un seggio che dovrebbe essere sicuro per i repubblicani. Quindi è chiaro che in prospettiva la sua carriera non sarà brillantissima. È anche vero che da qui alla sua riconferma i mandati del senatoriale sono di 6 anni, ha ancora 4 anni di tempo e quindi questa vicenda qui in qualche modo potrà essere un po' dimenticata. Dubito quantomeno che possa ricandidarsi per la Casa Bianca. Di lungo periodo sono anche le origini dei problemi che il Texas ha avuto in questi giorni. Giuseppe Sacina, da dove nasce la crisi energetica texana? Il caso del Texas in realtà offre diversi spunti di riflessioni. Le radici dell'attuale sistema energetico risalgono alla fine degli anni 90, quando il governatore dello Stato era George W. Bush, il futuro presidente. Bush fece sostanzialmente 2 cose. Innanzitutto privatizzò il sistema della gestione e della distribuzione dell'energia, spezzettando il mercato tra diverse aziende. L'idea era quella del liberismo classico, cioè favorire la concorrenza per aumentare l'efficienza del servizio e offrire tariffe più basse ai consumatori. È andato così per lungo tempo. Il problema è che gli operatori, lasciati a se stessi, non hanno investito come avrebbero dovuto nella manutenzione degli impianti, delle condutture, dei cavi. Una storia familiare, no? Qualcosa del genere è accaduto anche in Italia, con le autostrade, per esempio. Bush fece anche un'altra cosa. Proprio per favorire il libero mercato, isolò l'ambiente texano dalle regole che disciplinano gli altri 2 megasistemi, quello della costa est e quello della costa ovest degli Stati Uniti. Il risultato l'abbiamo visto in questi giorni. La rete texana non è stata in grado di recuperare altra energia elettrica dagli stati vicini per aggirare i guasti e i blackout. Infine, agli utenti stanno arrivando bollette spaventose, con importi anche vicini ai $5,000. Perché il mercato senza paletti vale sempre. E il rialzo dei prezzi di questi giorni è stato scaricato direttamente sui consumatori. Resta comunque paradossale che proprio uno stato come il Texas si trovi ad affrontare un problema di approvvigionamento di energia. Il Texas è lo stato che produce più energia negli Stati Uniti. Il petrolio è parte integrante dell'identità dello stato da almeno 120 anni, ma negli ultimi 20 anche altre fonti di energia hanno avuto uno sviluppo tumultuoso, sicuramente lo shale gas, ma anche le energie rinnovabili hanno trovato sempre più spazio. Lo sviluppo dell'energia eolica diventa travolgente in Texas alla fine degli anni 90, quando la lobby del vento convince ancora una volta il governatore George W. Bush a concedere incentivi finanziari e generosi crediti d'imposta per la costruzione degli impianti e delle turbine. È una strategia che prosegue con il governatore repubblicano Rick Perry. Oggi il Texas è il più grande produttore di energia ricavata da materiali fossili, come petrolio e gas, ma è anche il leader degli Stati Uniti per quanto riguarda l'energia eolica e il secondo del paese dopo la California se si considera l'intero comparto delle energie rinnovabili. Grazie Giuseppe Sacina e Massimo Gaggi. Noi andiamo avanti con Marco Imarisio per parlare della comunità di Bose. Marco, che cosa sta succedendo alla creatura fondata da Enzo Bianchi? La notizia da cui bisogna partire è che fratel Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose, si è allontanato dall'eremo poco distante dalla comunità nel quale viveva, aveva trascorso gli ultimi 9 mesi. 9 mesi fa, una decisione della Santa Sede aveva stabilito che Enzo Bianchi dovesse allontanarsi dalla sua creatura in modo definitivo. Al punto che non bastava uscire dalle mura di quello che conosciamo come monastero di Bose, ma gli era stata assegnata un'altra destinazione in Toscana, vicino a San Gimignano, in un altro eremo collegato alla comunità di Bose. 9 mesi durante i quali c'è stata una lunga trattativa, potremmo definirla un braccio di ferro, tra Enzo Bianchi e la Santa Sede e anche la comunità di Bose, che doveva mettere a disposizione quell'eremo per gli ultimi anni di fratel Enzo Bianchi, e pochi giorni fa la comunità di Bose ha fatto un comunicato di durezza, diciamo, inusuale e inaudita per esprimere il suo estremo disappunto per il fatto che Monsignor Enzo Bianchi, che è stato il fondatore, l'anima e il volto della comunità di Bose, fosse ancora nei dintorni. Vogliamo spiegare che cos'è la comunità di Bose? È difficile riassumere in poche parole che cos'è e cos'è stata la comunità di Bose. Senz'altro è una delle comunità cristiane più famose
e più visitate d'Italia ed Europa. È formata da monaci di entrambi i sessi che provengono da chiese cristiane di diversa estrazione e votate al dialogo ecumenico con ogni altra religione. Aggiungo anche che la comunità di Bose, così come l'ha concepita Enzo Bianchi nel 1963 quando la fondò, aveva una vocazione fortemente ecumenica. Negli ultimi anni, a partire diciamo dal nuovo secolo, ha avuto una connotazione più cristiana. Fatto sta che da comunità è diventata anche monastero ed è un passaggio lessicale di una certa importanza. Ma è certo che è sempre stato un luogo di incontro tra varie religioni, un luogo di meditazione ed è diventato famoso nel mondo, peraltro anche per ragioni, se vogliamo definirle turistiche, anche in maniera impropria. Moltissime persone vanno a Bose per fare una, due settimane di meditazione. Attualmente la comunità ospita un centinaio di monaci, ha avuto un periodo in cui si era espansa fino a 150, mi sembra di ricordare, che mettono a disposizione le strutture e un percorso spirituale di meditazione, di depurazione interiore, oltre a quelle attività legate appunto alla vita di un monastero, quindi l'orto, le coltivazioni, i cui prodotti vengono venduti ai turisti. Che cosa sappiamo di quello che ormai è un conflitto alla luce del sole? La guerra, chiamiamola così, anche se è improprio associare questo termine a un monastero e a una comunità cristiana, comincia nel 2017, quando Enzo Bianchi rinuncia alla carica di priore, all'epoca aveva 74 anni, lasciandola di comune accordo al suo successore designato da tempo, fratello Luciano Manicardi. Enzo Bianchi si sposta in un edificio esterno al perimetro del monastero e continua a fare il suo percorso di ritiro e di spiritualità. Ricordiamo che fratello Enzo Bianchi è una delle figure più note del cristianesimo italiano. Spesso ospite di Fabio Fazio, ha un'attività social, scrive sui giornali, ha una grande attività divulgatrice. Può darsi che questa sua personalità molto forte e anche questa sua fama possa aver dato fastidio in qualche modo, possa essere risultata come una presenza incombente, insomma. Si capiva che c'era qualche problema in questa chiamiamola transizione di poteri. Ma nel maggio 2020, in piena pandemia, un decreto della Santa Sede, firmato da Papa Francesco, che tra l'altro poco prima, due anni fa, aveva scritto a Enzo Bianchi in persona, definendo la comunità una feconda presenza nella Chiesa e nella società, questo decreto ordina all'ex priore di allontanarsi in modo definitivo. Perché questo provvedimento? Non è ancora dato sapere. Le voci spiegano di questo conflitto fortissimo di personalità e di una impossibilità di alcuni fratelli della comunità di portare avanti il loro progetto. Insieme a Enzo Bianchi sono stati allontanati altri tre monaci. E aggiungo, un'altra dozzina se n'è andata spontaneamente e un'altra decina sta pensando di, alla fine del suo periodo di meditazione, di lasciare il monastero. Cioè è in corso un esodo come conseguenza di questa lotta intestina fortissima. Enzo Bianchi rilascia alcune dichiarazioni, talvolta via mail, talvolta sui social, qui dice la verità prima o poi verrà a galla, lasciando intendere che c'è qualcosa dietro il trattamento che gli è stato riservato. Manicardi, cioè l'attuale priore, la dico con una frase fatta, ha lasciato fare il lavoro sporco, tra virgolette, al Vaticano, si è rimesso completamente alla linea del Vaticano, in qualche modo rinunciando anche all'indipendenza che Bose aveva sempre avuto e che l'aveva resa così peculiare nell'ambito delle comunità cristiane. Chi abbia ragione è difficile da stabilire non avendo in mano tutte le carte di questa vicenda, ma certo è che è in corso d'opera un danno inimmaginabile alla storia, alla vita, all'esistenza stessa della comunità di Bose. Grazie Marco Imarisio. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare il link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita
Riceverai ogni mattina, dal lunedì al sabato, la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.